sono i diritti di questi bambini di 8 anni isolati a casa, giustamente per positività, in più isolati a casa anche dalla scuola. Io non capisco quali siano allora i diritti di questi bambini positivi. A parlare Nicoletta, mamma di un bimbo di 8 anni attualmente in isolamento perché positivo al Covid-19. Per il piccolo e per tutta la sua classe, una terza della scuola primaria Curina, lo scorso 21 ottobre era scattata la quarantena perché contatto di un caso a livello scolastico e conseguentemente erano stati disposti tamponi. Praticamente su 24 bambini che compongono la classe, 14 vengono positivi. E mi pare evidente che sia un focolaio di Covid, insomma, quella classe. In più ci sono due maestri positivi. I bambini entrano in isolamento, i conviventi in quarantena, e due giorni dopo la scuola attiva la DAD, che è la didattica a distanza. Gli 8 compagni negativi però da domani torneranno in classe e la didattica a distanza è stata così sospesa. La cosa che mi va un po' meno bene è che intanto i bambini positivi al domicilio si sono visti sospendere la DAD, con l'alternativa teorica della DID, ovvero, praticamente la spiego molto semplice, vengono fatte delle riprese all'interno della classe durante la lezione del maestro con i bambini negativi che possono seguire la lezione. Però il bambino che è a casa praticamente vede questo video in diretta sulla classe, ma non può interagire. E comunque, vabbè, neanche la DID può essere attivata per problemi della scuola. Allora tra qualche giorno attiveranno la DDI, ovvero i maestri registrano i video dove spiegano l'argomento della lezione e i bambini con calma a casa se lo guardano e svolgono i compiti che vengono assegnati nella bacheca della classe online. Però non c'è più un contatto visivo, non c'è più un contatto di parola, non c'è più niente. Questo fino a non si sa, perché dopo 10 giorni di isolamento i bambini positivi, non quelli a bassa carica virale ma quelli accertati positivi, faranno un altro tampone. Allora io mi chiedo, non si poteva aspettare tutta la prossima settimana, così che tutti i bambini rifacevano un tampone e si aveva una panoramica dei positivi e dei negativi e ci si approcciava a quello?